Oggi abbiamo la fortuna di avere Stefano Cazzaro, arbitro internazionale che ha smesso la sua attività nel 2004 in Italia e nel 2005 in Eurolega, giusto Stefano? Esatto, 15 anni fa, giusto ieri, c'era la Giusto? mia ultima Ah, partita. ecco, quindi ha visto proprio, siamo cascati dell'anniversario. No, e la nostra idea è di farti delle domande perché nella scorsa settimana tutti gli appassionati di basket stanno guardando The Last Dance di Michael Jordan, Bella. documentario, la serie su Netflix. Hanno parlato delle Olimpiadi del 92, che è stata una cosa eccelsa. E te eri presente in queste Olimpiadi e quindi abbiamo pensato di farti qualche domanda per sapere il punto di vista tuo, come hai vissuto questa esperienza. Allora, Martino, è stata un'esperienza bellissima. Ho visto anch'io The Last Dance, ho visto anche la preparazione della nazionale americana che era presente, ha fatto un amichevole a Monaco dove c'era il povero Bruno Duranti che arbitrava e si è visto nei filmati. Non si è visto nulla invece del pre-olimpico che avevano fatto in giugno, al quale aveva avuto la fortuna di partecipare. È stato lì il mio primo impatto con il Dream Team, il primo impatto in assoluto per tutti perché hanno giocato a Portland e nell'Oregon e c'era un'aspettativa incredibile per questa squadra composta appunto da 12 giocatori scelti penso non soltanto dal selezionatore ma anche dall'opinione pubblica. Ed era composta anche da giocatori, tutti di grandissimo spessore ovviamente, ma non al 100% fisicamente, perché c'era Larry Bird, per esempio, che aveva un mal di schiena impossibile, perciò o No. giocava o altrimenti rimaneva disteso per terra, non poteva stare in panchina. Stockton era infortunato, il playmaker, mi ricordo, e Magic Johnson era reduce dall'infezione per l'HIV che tutti sappiamo, perciò erano tre personaggi che forse non erano al 100%, però nonostante tutto poi ho visto che anche c'erano dei veti incrociati, ho visto a posteriori che Michael Jordan per esempio avrebbe mai voluto Isaiah Thomas nei 12, quindi evidentemente c'erano anche delle forzature anche a livello di marketing, di merchandising, perché era tutto pronto con le immagini di quei 12 giocatori, cioè è stata effettivamente una cosa super. E ricordiamoci che nelle precedenti Olimpiadi gli Stati Uniti avevano fatto una figuraccia perché a Seul avevano perso praticamente la medaglia nella famosa partita che poi col secondo e mezzo ripetuto, eccetera. Perciò sicuramente era la prima volta in assoluto che la FIBA liberalizzava ai giocatori professionisti l'accesso alle Olimpiadi. Infatti, Quindi quella un'emozione enorme. è stata proprio la prima volta dove i professionisti vanno alle Olimpiadi. Ma una domanda, ma voi arbitri, come Sì. vedevate questo Dream Team? Come ve lo aspettavate? Che impressione vi faceva da essere lì? Sai, allora Martino, cioè, era dei personaggi, dei divi che anche per tutto quello che si creava attorno a loro, quasi inimmaginabili, perché ricordiamoci che l'NBA in quel periodo non era molto vista, non c'era Sky come adesso dove vedevi tutte le partite, Certo. giravano ancora i VHS o addirittura i filmati Super 8, cioè cose veramente incredibili ed erano dei miti, perciò anche per noi arbitri c'era quasi un rispetto, diciamo, superiore. Questo non vuol dire che gli regalassimo niente, perché poi non avevano bisogno di niente. Mi ricordo che nei pre-olimpici, che ho avuto la fortuna di arbitrare due volte il Dream Team, hanno vinto di 40-50 punti. Quindi gli avversari stessi, mi ricordo che durante il riscaldamento erano più preoccupati di farsi le foto, non c'erano i cellulari, gli smartphone che ci sono adesso, c'erano proprio le macchinette fotografiche, durante il riscaldamento si facevano le foto, i selfie allo sfondo. Perciò prova a pensare che cos'era. Chiaro che tutti volevano fare bella figura, anche noi arbitri volevamo fare la nostra bella bella figura. Chiaramente arbitrare questi personaggi era effettivamente di grande prestigio. Forse anche più facile che arbitrare una partita normale, perché estremamente corretti, superiori nettamente fisicamente e anche atleticamente, quindi non c'erano problemi da questo punto di vista. Senti, avevate la possibilità di avere un rapporto con i giocatori del Dream Team anche fuori dal campo? No, No. assolutamente no. Alle Olimpiadi a Barcellona loro non vivevano nel villaggio Ah, ok. olimpico, loro vivevano in un albergo a
un resort con campo da golf vicino, cioè assolutamente a parte, con bodyguard, ed anche il protocollo era molto severo, loro non potevano essere avvicinati come avviene nell'NBA attualmente, hanno una zona riservata dove possono essere avvicinati dai media e una zona dove possono fare gli autografi, ma certo, non ci può essere un rapporto come avviene abitualmente in un campionato europeo o mondiale, dove gli arbitri magari si siedono a fianco anche dei giocatori e c'è una promiscuità. Loro assolutamente hanno un blocco totale. Ma ti racconto anche un aneddoto, perché allora mi ricordo che a Portland Rigas era riuscito, grazie a amicizie trasversali, ad avere il pallone dell'ultima partita autografato da tutti i giocatori del Dream Team. Se non che è intervenuto il capo della spedizione USA Basketball e ha prelevato, ha sequestrato questo pallone, perché non poteva esserci nessuno scambio di merchandise, di marketing con... Però gliel'ha fatto avere poi a Barcellona, tutto confezionato bene, con tutte le firme, però quello era un regalo fatto da NBA, ossia da USA Basketball, direttamente a Costa Segas, poi arbitrò la finale e concluse la sua prestigiosa carriera appunto con... Cominciavano a farci capire il business che c'era dietro. Hai capito, quello. Esattamente. Ma se ti ricordi, e l'hanno rimarcato, me lo sono ricordato quando hanno detto che per esempio Michael Jordan non ha voluto far vedere il logo della Reebok, perché lui aveva l'esclusiva con la Nike. Con la Nike anche. Quindi si capisce, erano già avanti loro. Altro che. Senti, dei 12 c'è uno di loro che ti ha particolarmente stupito per qualcosa, per un atteggiamento, per una parola che ti ha dato, ti ha detto? Allora, lì dei 12 ce n'era uno che secondo me doveva fare quel ruolo, perché era il suo personaggio, era Charles Barkley. Lui doveva essere il classico rompiscatole. Lui protestava a prescindere, doveva creare pressione. Mentre ti dico, tutti gli altri di una correttezza esemplare, cioè gli potevi fischiare, al massimo alzavano un sopracciglio, cioè nel senso che ti dimostravano la loro disapprovazione, ma senza mai andare in escandescenza. Nel senso che Barkley abbia stato l'unico sanzionato in tutte le due manifestazioni, ma lo faceva appunto secondo me perché doveva rispettare un ruolo. Personal de Jordan. Primera. Perché esatto, lì sono stati bravissimi, che ognuno si era ricreato il suo ruolo, 12 professionisti, 12 top player. Ma hai visto che anche nelle amichevoli, che io ho visto appunto grazie a Last Dance, giocavano per vincere, non è che giocassero perché c'era grande rivalità comunque tra i 12 giocatori, a parte forse alcuni, ce n'erano due che erano giovani, che venivano dai college, ma gli altri 10 erano tutti giocatori con grandi trascorsi dell'NBA. Ho anche il referto dell'unica partita che ho fatto alle Olimpiadi, dove ho arbitrato il Dream Team, ho arbitrato proprio contro la Spagna. Quale cimelio ti sei portato via come ricordo di quelle Olimpiadi e del Dream Team? Visto, oltre al referto, sicuramente di quella partita e anche della semifinale, dove non c'era il Dream Team, è stata forse la partita più prestigiosa che ho arbitrato, anzi sicuramente, ed era appunto tra la Croazia e la, non è Unione Sovietica, ma era la Confederazione delle CSI, era la Confederazione Sovietiche Independent, non mi ricordo esattamente quale fosse l'acronimo, ma con grossi nomi, dalla Croazia, Kukoc, Raja, Dražen Petrović, eccetera, eccetera. E dall'altra parte c'erano tutti i russi, ex togliendo la Lituania, ma c'era Volkov che giocava con la Confederazione Russa. Certo. Quindi una partita molto molto delicata e conclusasi di 3 punti, 4 punti, ma molto molto bella. Però è stata una grande soddisfazione. Aver arbitrato gli Stati Uniti contro la Spagna, perciò provo a pensare l'importanza anche per la squadra di casa. Ma c'era comunque una tale fascino, un'atmosfera,
dove si giocava a Badalona, perché io magari nel mio immaginario mi facevo le Olimpiadi la possibilità di avere un pass per andare a vedere qualsiasi cosa, no? Certo. Invece no, noi avevamo il pass per vedere soltanto il basket, e allora io stavo 10 ore al giorno a vedere il campionato maschile e femminile in palestra. Avevamo libero accesso con la metropolitana, grazie al nostro pass potevamo muoverci da una parte dell'altra. Però nessun'altra disciplina, c'era il libero accesso all'atletica, ma soltanto per le eliminatorie e niente altro. Io, grazie alla mia amicizia con Lollo Bernardi, che di pallavolo, sono qualche partita di pallavolo, qualche gara di schema, ma poi per il resto niente. Però la fortuna di essere lì nel campo clou per il basket, passavano tutti di là. Cioè io ho visto la partita con a fianco Carl Lewis, per dirti, con Holyfield, quello che poi ha mangiato la orecchia, e con Spike Lee, il regista famoso. Perciò tutti andavano là, tutti i vari atleti. Diciamo che il Dream Team era di richiamo per tutti, quindi tutti volevano avere e vedere, esatto, il Dream Team. Soprattutto quando giocava gli Stati Uniti c'era il sold out, tutto pieno. Senti, sono passati quasi 30 anni, diciamo 28 sì. anni, ma mentre eravate là, voi vi stavate rendendo conto che stavate facendo parte della storia, di estate, un evento importantissimo per il nostro sport? Ma forse inconsciamente, ti dico, c'era una grande emozione. Mi ricordo la prima partita che feci a Portland nel preolimpico, era stato come il mio esordio in Serie A, cioè salivazione azzerata, emozione. Certo. Dopo chiaramente alzi la palla a due e passa tutto. Perché poi è una partita, ripeto, più semplice di tante altre. Perché sicuramente arbitrare Dream Team non era difficile, perché non hanno mai avuto problemi di punteggio e non c'era neanche grande pressione dal punto di vista disciplinare, perché erano molto molto corretti. Molto, Però non so dirti se c'era questa sensazione di fare la storia, ecco, questo no. Chiaro è che la storia si è fatta, perché tutti ricordano, a distanza di 30 anni, ricordano quello e il Dream Team. A volte sono invitato a qualche camp di mini basket e i ragazzi mi chiedono: ma è vero che hai arbitrato Michael Jordan? Anche se poi non li conosco, cioè è impossibile, perché giocavano quando non erano ancora nati, però hanno ancora un mito, hanno ancora questa fama effettivamente importante. Sì, importantissimo, infatti. Senti, raccontaci se puoi la cosa più bella e la cosa più brutta tua personale di quelle Olimpiadi. Il fascino di essere, far parte di un movimento anche della nazionale, perché poi avevo la divisa della nazionale, mi ha mandato poi tutta la divisa dei giudici, perché ogni giudice di qualsiasi disciplina aveva una giacca tinta ciliegia, che poi ho regalato al museo del basket di quello di Brindisi, con i pantaloni bianchi e rossi a righine, cosa che non ho mai indossato. Solo per quell'occasione. Sono per quell'occasione. Un cappello di paglia tipo Panama, con la fascia rossa e la cravatta bianca e rossa. Perciò tutti, dai giudici di atletica ai giudici di qualsiasi disciplina, avevano questa divisa, che in teoria doveva essere la divisa ufficiale. Da viaggio, dopo chiaramente ognuno aveva la sua divisa, anche se a quei tempi la FIBA non è che desse la divisa, ognuno si portava la sua divisa FIBA della sua nazione. Poi è cambiata negli anni successivi, dal 95 in poi, quando partecipavi a un evento FIBA ti faceva avere i materiali. Ecco, noi vivevamo in un villaggio soltanto per i giudici. Io dividevo il mio appartamento con Philippe Malabieu, e arbitro francese, col quale poi arbitrai anche manifestazioni importanti, tipo due anni dopo la mia prima Final Four, quindi ho questo ricordo. Siamo ancora in contatto, perché lui è ancora attivo in federazione francese. Sì. Ed erano appartamenti nuovissimi, appena costruiti, e dopo un giorno erano già a disposizione dei residenti, quindi già messi sul mercato. E mi ricordo che le Olimpiadi lo fai volontario, cioè io avrei pagato e pagherei ancora per poter fare un'Olimpiade, però stavi là 20 giorni praticamente
senza nessun corrispettivo. Mi sono messo in aspettativa dal lavoro, ho avuto un permesso non retribuito per poter fare quindi anche con ferie le avevo già con il preolimpico, perché io pensavo che la partecipazione al preolimpico di Porto fosse già, per me era già il massimo, è stata una designazione inaspettata per me, te lo dico con tutta sincerità, perché io facevo il tifo perché andasse Paolo Zanò a fare le Olimpiadi nel 92. Lui poi ha smesso nel 93, perciò sarebbe stato anche il giusto coronamento per la sua carriera. Lui è stato il mio mentore, il mio maestro. E sai, dopo come vanno le cose, io avevo fatto una buona impressione negli anni precedenti, immediatamente precedenti. Non è quella, essere al posto giusto, al momento giusto. Ecco. E quindi a me è capitato quello, ti dico insperato, è stata un'occasione che mi sono lasciato perdere. Lasciato scappare. Noi bisogna sempre farci trovare pronti, ma al posto giusto al momento giusto. Ti dicevo, le cose che mi hanno toccato di più è stata la cerimonia di apertura, che è stata una cosa fantastica, certo. Come sempre avviene nelle Olimpiadi, perché poi ho visto le successive e dà un fascino particolare, anche se nel mio immaginario pensavo di sfilare anch'io con le squadre, invece no, i giudici sono neutri, avevamo uno spazio, uno spicchio dello stadio già a Montjuïc, sì, e con un'ottima visibilità, però noi eravamo là, il fatto di non essere presenti anche nel villaggio olimpico. Io ho avuto la fortuna di andare a fare una visita come ospite, perché c'era la nazionale femminile, che poi io ero stato designato come arbitro neutro, non come arbitro assente. Ah, okay. Una volta funzionava così in FIBA, cioè eri designato come neutro o come arbitro al seguito della nazionale. Okay. Ogni nazionale che partecipava aveva diritto a un arbitro. E di solito in Italia quantomeno funzionava sempre, chi ha fatto un'Olimpiade non ne fa altre, quantomeno finché c'era il doppio. Senti, una domanda dal punto di vista arbitrale, nel senso è, come ci si prepara a un'Olimpiade? Un arbitro, come si prepara a un'Olimpiade? Devi fare una preparazione specifica, nel senso che io quell'anno, per esempio, mi ricordo di non aver mai mollato, perché finito il campionato a giugno, poi feci il preolimpico, pensavo di aver finito, di farmi un mese di vacanza, perché poi chi è presente in quel periodo nel 92, mia moglie era incinta, aspettavamo il terzo figlio. Quindi un anno di ricordi, sì, insomma, un anno importante. Avevamo tra l'altro il restauro della casa dove era. Quindi era un problema molto particolare. Mia moglie è stata bravissima a supportarmi e a sopportare anche i miei impegni. E ripeto, pur lavorando, perché lavoravo in banca, e ogni pomeriggio o quasi andavo a fare allenamento. Quindi chiaramente allenamento fisico più che di fischio, perché nei mesi di luglio e agosto ben poche squadre sono disponibili. Però mi ricordo che non dovevi mai mollare. Questo sicuramente. Raccontaci una chicca, un aneddoto, un fatto che vuoi mettere alla conoscenza di tutti, che ti fa piacere a nessuno, noi arbitri, una chicca che ti è rimasta impressa. Allora ti dico, tutti si ricordano della foto che c'è anche nel mio profilo Facebook dove io consegno la palla a Michael Jordan, che non è un fotomontaggio come qualcuno. No. È vera. Almeno quella. Sì, è un tiro, durante un tiro libero, e mi ricordo che in quell'occasione, ho detto, capiterà, ero a Portland, era partita contro il Venezuela, e mi ero messo d'accordo con un fotografo, anzi con una fotografa, detto, e mi fa, se do la palla a Michael Subito, Jordan, foto. Mi fai una foto, tu cosa mi dai? Io ho dato una maglietta di quelle che avevamo noi al seguito della federazione del CONI quel tempo. Allora, grazie a quello, ho questa foto che secondo me è proprio... Beh, quella è veramente... Sono riuscito a farmela anche autografare poi successivamente, quindi è super, sì. Avere l'autografo di Jordan penso sia il sogno di tutti, È un ricordo grandissimo, ecco, questo ti dico è il ricordo più grande. Poi l'esperienza di Barcellona in generale, il gruppo che sarà formato tra noi arbitri, molto molto bello, molto... Ma anche ti dico, lo mescolo un po' con Portland, che è stato il preolimpico, che forse è stato ancora di maggiore impatto, perché andare in un continente che non avevo mai visitato prima, quindi immergersi in una realtà diversa, insomma, palazzetti diversi. Perché Portland l'hai fatto l'anno prima? Nello stesso anno. Giugno avevo la praticamente la designazione per fare le qualificazioni delle Americhe, no? Che erano state appunto lì a Portland, eravamo soltanto in quattro arbitri europei. Comunque
ci hai messo a conoscenza del fatto che per un arbitro non è facile cercare di portare avanti la carriera arbitrale, il lavoro, la famiglia, e quindi conciliare tutto insieme sappiamo che è complicato, è giusto che la gente lo sappia questo. No, no, infatti se mi guardi indietro mi chiedo come sono riuscito a far questo, ti dico sicuramente il grosso merito a mia moglie, alla mia famiglia che mi ha supportato. Sono stato, diciamo, bravo anch'io a mantenere degli equilibri, dei rapporti certo. buoni con datore di lavoro, con la banca, per magari riuscire ad avere dei permessi, soprattutto nel periodo in cui la mia carriera è stata più assidua, ma anche con la FIBA stessa, perché mettevo bene in chiaro con Kotleba, che è disegnatore, che più di tot disegnazioni al mese non potevo supportarlo, non potevo tenerle, perché allora, ma questo è stato, magari si arbitrava anche meno rispetto ad adesso. Adesso, secondo me, per un arbitro di livello internazionale buono è praticamente impossibile riuscire a fare due cose. Sì, assolutamente. Secondo c'è qualcuno che riesce ancora a farlo, ma è veramente difficile. Veramente. Sì, secondo me è difficile. Questa piccola intervista è stata ideata per fare compagnia ai giovani arbitri, ai nostri giovani arbitri, in questo periodo di mancanza dal campo, per fargli capire che c'è sempre il sogno. Te hai avuto l'onore di arbitrare il Dream Team e di fare le Olimpiadi. Salutaci mandandogli un messaggio a questi ragazzi giovani. Allora, ti dico, io ho cominciato giovane, anch'io ho cominciato a 16 anni, non ancora compiuti, e perciò io sono sempre stato molto molto vicino ai giovani, ho ricoperto anche cariche nella mia regione col CIA per cercare appunto di stimolare questo. So che non è facile, perché è molto più bello giocare, perché hai immediatamente un riscontro di quello che fai. Però, ripeto, le soddisfazioni che ho avuto come arbitro non le ho avute sicuramente né come giocatore né come istruttore o allenatore che ho provato a fare. Ed è bello, nel senso che ti dà tantissime occasioni per conoscere posti nuovi, gente nuova, allargare le proprie amicizie. Chiaro che ci vuole tanta passione per poter anche sopportare determinate cose che non vanno per il verso giusto, perché è inutile nascondere che nella nostra carriera ci sono momenti alti e anche momenti bassi, cioè non sempre è tutto in discesa, non sempre è tutto Dream Team o Olimpiadi, ci sono anche i momenti bui dove magari vieni contestato, non va bene, non ti senti valutato per il modo giusto. Giusto, cioè, tante cose che poi con la passione soltanto riesce a superare. Perciò siate ambiziosi e siate pazienti anche il tempo stesso. Diciamo che per fortuna ci ricordiamo sempre e spesso le cose belle. Sì, assolutamente sì. Senti, sfrutto l'occasione, visto che l'hai accennato prima, di mandare un saluto e un grande abbraccio a Bruno Duranti, che ha fatto. Senz'altro, l'ho visto con grande commozione. E ci fa sempre piacere a noi toscani vedere Bruno nella Strenze. Ti ringrazio veramente per la disponibilità, perché per noi avere questi feedback, queste testimonianze è molto importante. Sapere grazie come riuscire a andare. Grazie a te. A presto. Ciao Stefano. A presto.